Torniamo però a esplorare l'interno del nostro cervello per vedere più da vicino le tre aree fondamentali. E cominciamo dalla più arcaica, il cosiddetto tronco encefalico e l'ipotalamo, dove si trovano funzioni di base, istintive. Sono sistemi che funzionano in modo automatico, senza che noi nemmeno ce ne accorgiamo. Attraverso una complessa rete di nervi, il cosiddetto sistema autonomo si irradia ai visceri, ai vasi sanguigni, regola la pressione arteriosa, il ritmo cardiaco, la traspirazione e provoca reazioni al di là della nostra consapevolezza e anche della nostra volontà. Questo succede, per esempio, quando ci troviamo in difficoltà, come durante un esame. Questo ciclo di affreschi... Lo studente si agita, si imbarazza, suda anche se non lo vorrebbe. Il dipinto è... Stia tranquillo, adesso passerà tutto. Il sistema arcaico del cervello in certe situazioni può addirittura provocare una sensazione di svenimento, come accade a certi individui alla vista del lago di una siringa. Ma può anche aiutare ad affrontare situazioni d'emergenza. Ad esempio, una persona sta riposando su un prato. Improvvisamente avverte che qualcosa si sta muovendo sulla sua mano, apre gli occhi e vede un grosso ragno. Istintivamente si alza di scatto, cerca di scacciare l'animale e corre verso un riparo. L'organismo in pochi secondi è passato da uno stato di riposo ad uno di panico e attività frenetica. Ciò è successo perché il sistema nervoso centrale si è attivato insieme ad alcuni centri del tronco encefalico e all'ipotalamo, cioè la parte del cervello che controlla le reazioni istintive e i riflessi autonomi come la fuga. Quando un individuo è sotto sforzo, per esempio quando corre, un sistema automatico provoca una sudorazione. A quel punto la perdita di liquidi fa scattare l'impulso della sete. Insomma, queste parti arcaiche funzionano come sistemi automatici che entrano in funzione al di fuori della nostra volontà. La cosa interessante è che questi meccanismi di sopravvivenza possono provocare anche delle scelte alimentari insolite. In certi casi, infatti, l'organismo, in modo inconsapevole, avverte la carenza di certi elementi e istintivamente li va a cercare. C'è un comportamento che colpisce, per esempio, in certi elefanti. Se nella loro dieta c'è carenza di sale, lo vanno a cercare nel terreno scavando. Spinti da un bisogno analogo, alcuni cervi triturano le carcasse degli uccelli, assumendo così dalle ossa il calcio del quale è carente la loro alimentazione. I leoni, come anche altri felini, mangiano erba per pulire l'apparato digerente. Nella specie umana, una lunga storia culturale ha permesso di individuare tutta la varietà di cibi di cui l'organismo ha bisogno. Ma in condizioni estreme, cosa succede? È stata studiata la storia di Steve Callahan, un naufrago rimasto alla deriva per ben 76 giorni sul suo canotto in mezzo all'Oceano Atlantico. Steve è riuscito a sopravvivere grazie a un desalinizzatore dell'acqua di mare e pescando. Il cervello, in questa situazione estrema, attraverso l'istinto inconscio di sopravvivenza, lo ha indotto a mangiare le parti del pesce che in genere non mangiamo per disgusto, come gli occhi, le viscere, le squame. In questo modo il fisico si è rifornito di liquidi, delle vitamine fondamentali e di sali minerali. È stato inoltre possibile capire che il naufrago ha consumato quelle parti dei pesci non soltanto perché ne sentisse il bisogno, ma addirittura perché trovava gradevole un cibo che in condizioni normali avrebbe ritenuto immangiabile. Il cervello ha, in un certo senso, trasformato gli elementi nutritivi essenziali per sopravvivere in cibo gustoso.